telespettatrici, telespettatori, quinto appuntamento dalla BIT di Milano. Vedete, abbiamo usurpato il posto degli chef. Perché? Perché da poco si è concluso il grande pranzo organizzato dalla regione per promuovere l'enogastronomia regionale. Sei chef stellati che hanno preparato delle leccornie incredibili, davvero massime rivelatrici delle bontà del nostro territorio. È stata anche l'occasione poi per incontrare i giovani dell'Istituto Alberghiero di Senigallia, che sono stati scelti per fare il loro servizio durante questo bellissimo momento. Tante le cose che abbiamo scoperto poi negli stand, tante persone che comunque si avvicinano alla Regione Marche. Bellezza incredibile, le grotte di Frassassi, tante potenzialità. Le Marche davvero meritano a tutta voce lo slogan Let's Marche. Grazie a voi, buona serata ancora. Stefano Ciotti, secondo anno d'esperienza, e quindi quest'anno sarà un anno in più da mettere nel proprio percorso, un percorso che confluisce in questo bellissimo gioco di squadra. Esatto, è proprio un bellissimo gioco di squadra ed è partito già da questa mattina molto presto, dove siamo saliti tutti assieme sul pulmino come una volta quando andavamo a scuola e insomma abbiamo portato un bel po' di luce dalle nostre Marche, visto che siamo in sei stellati. E quindi queste stelle brillano a Milano e abbiamo portato una bella luce splendente. A parte gli scherzi, abbiamo portato le stelle, abbiamo portato anche la nostra professionalità marchigiana. Ognuno di noi oggi ha interpretato i grandi piatti rossiniani. E io per primo, insomma, venendo da Pesaro, la casa, insomma, la città natale del maestro, ho portato un crudo di canocchie contaminato con un ingrediente orientale, come amava lui contaminare insomma i piatti, quindi marinato nella soia con tutti quelli che sono gli ingredienti rossiniani, un brodo di prosciutto buonissimo e foie gras e il profumo del tartufo nero. Sì, giustamente Stefano Ciotti ci ha fatto già capire come Gioacchino Rossini fosse un grande gourmet. Un grandissimo gourmet e un amante del bien vivere insomma in generale. Molto astuto, anche perché oltre ad essere insomma un compositore, era anche un commerciante, cioè portava la cultura da un paese a quell'altro. Quindi in Italia faceva arrivare i foie gras e tutto quello che insomma erano i grandi prodotti francesi, e quando invece era in Francia faceva arrivare i grandi prodotti italiani, cominciando dal tartufo nero delle nostre zone, ai prosciutti, insomma a tutto quello che erano i grandi prodotti italiani. E anche grande attesa quest'anno, perché poi, come sappiamo, il fatto che Pesaro sia capitale della cultura porterà ulteriore interesse nello stand della Regione Marche. Sì, infatti oggi anche da parte nostra c'è bisogno, cioè anche noi ci sentiamo molto responsabili di questo, perché stiamo rappresentando due grandi istituzioni, una la Regione Marche e poi la città di Pesaro, insomma, che quest'anno vanta un'onorificenza importantissima. Quindi oggi è davvero una grandissima giornata. Si aspetta tantissima partecipazione qui, perché sappiamo come poi in realtà quando si parla di cibo siano tutti d'accordo. Immaginiamoci con sei chef stellati. Sei chef stellati, una grande regione che insomma le Marche, che si chiama al plurale, l'unica in Italia, e la città di Pesaro che oggi viene rappresentata da tutti i sei chef stellati marchigiani, che ognuno ha davvero reinterpretato le grandi ricette del maestro. Professoressa, tra poco faremo una chiacchierata con questi meravigliosi ragazzi che si preparano a servire in occasione del cooking show inaugurale. Un solo istituto coinvolto dalla regione, l'Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia. Sì, è un onore per noi essere qui e sicuramente una bella esperienza per i ragazzi che comunque in questa situazione non hanno mai lavorato. E oggi serviremo i piatti di sei chef stellati delle Marche e i clienti avranno appunto la possibilità di degustare anche del vino, sempre delle Marche, abbinato con i piatti. E invece i ragazzi cosa mangeranno? I ragazzi mangeranno qualcosina che magari potremmo assaggiare o magari un piatto di pasta, ma non è un problema. Siamo qua per stare in compagnia di questi chef, insomma. Questi ragazzi sono dell'Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia. Ragazzi, vi vedo emozionati, rilassati. Come vanno? Come va l'attesa di questo evento? E siamo molto emozionati per questo evento, però siamo anche altrettanto preparati, non vediamo l'ora che comincia. Grande tranquillità quindi. Tranquilli, lo portiamo a casa, dai. Antonio, tu cosa dici? Molto tranquillo, poi è un'opportunità molto bella da cogliere questa.
sapete, no, come si svolge il cooking show, sì. Pronti a servire, tutto prontissimi. Pronto. Certo. Nessuna emozione. Rilassato, dai, alla fine niente di, cioè è una bellissima esperienza, ma così, dai, tranquilla, tutta sì, fino sì, in sì. fondo. Esatto. Adesso l'unica che chiamiamo per nome è Martina, giustamente. Martina, tu sei emozionata? Sì, molto, è un'esperienza nuova e sono felice di essere qua. Ma a che punto sei con gli studi? Sono al quarto anno e niente, sono emozionata di essere qua perché tanto almeno faccio nuove esperienze. Complimenti, buon lavoro a tutti. Grazie. Siamo ai margini dello stand delle Marche con Rebecca, Ilaria, Silvia e Adelina. Due di loro sono marchigiane. Quali saranno queste due marchigiane? Silvia. Ilaria. Da dove venite esattamente? Macerata. Tutte e due di Macerata. E invece voi le Marche le conoscete? Sì, perché siamo umbre, quindi bene o male le conosciamo. Quindi ci venite nelle Marche in vacanza? Sì, 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 sì. Vi piace più il mare o la montagna? Montagna. 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 Nelle Marche proprio venite, quindi ai Monti Sibillini, venite... Le grotte anche, sono bellissime quelle di Frasassi. Buon divertimento a tutte voi. Grazie. Ciao. Ecco i vagoni della ferrovia subappennina italica, una grande iniziativa per sviluppare un nuovo tipo di turismo ecosostenibile. È stata una grande iniziativa voluta inizialmente dall'assessore Baldelli, dall'assessore Francesco Baldelli. Questo treno è un treno 100 porte del 1935 e lo portiamo in questo momento nella tratta da Ancona a Fabriano-Pergola, andando a far riscoprire tutti i nostri borghi, tanti turisti anche provenienti dall'estero. Il grande sogno poi è quello di ricongiungerlo con Fano. Beh, con quello, per quel che riguarda questo grande sogno non posso essere concorde con voi, io ho studiato ad Urbino, quindi alla fin fine fare il quadrilatero anche ferroviario sarebbe tanta roba. Ma come mai non si riesce a sbloccare questione della ferrovia Fano-Urbino che tuttora è legata a 3.000 progetti ma non si fa niente? No, io da quando ho conosciuto l'assessore Baldelli penso che nulla è impossibile con lui. Perché ha fatto veramente tanto per questo territorio e per la nostra regione. Probabilmente sta lavorando anche su questo. Non lo dice perché lo dirà forse al momento in cui abbiamo i progetti veri, ma con il suo dialogo siamo riusciti ad aprire una tratta storica da Fabriano a Pergola che nessuno ci credeva e l'abbiamo fatta fruttare dal punto di vista turistico perché il treno è sempre sold out. Quindi io penso che alla fin fine il tocco finale lo darà. Benissimo, grazie davvero. Grazie a voi, viva Rossini TV. La Regione Marche, presente al BIT, le grotte di Frassassi, un patrimonio di inestimabile valore della regione, come rimarcato a più riprese. Ma è davvero una caratteristica unica del nostro territorio. Questa grotta grande del vento, sappiamo, siamo a Milano, ci potrebbe entrare addirittura il Duomo di Milano. Beh, chiaramente la domanda rivolta a me trova una risposta univoca, no? È chiaro ed evidente che la bellezza delle grotte di Frassassi è indubbia. E noi come amministratori abbiamo il duplice compito, quello di da una parte salvaguardare questo bene che la natura ci ha fornito, dall'altra avere l'obbligo di valorizzarlo economicamente perché è chiaro ed evidente che può essere e sarà attrattore della regione, chiaramente, anche perché il suo valore è unico ed è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. La missione che stiamo portando avanti è quella quindi di provare a raggiungere nuovi target turistici, quindi avrete avuto modo chiaramente di vedere la nostra operazione con Bocelli, avrete avuto modo di vedere il volo, no? Abbiamo dato il là alla partenza di una tappa del Giro d'Italia, non ultimo saremo fra qualche giorno a Sanremo, no? Proprio per lanciare l'ultima iniziativa che abbiamo messo insieme grazie anche alla collaborazione con i Gino Straffi, quindi con la Rainbow, perché riteniamo che sia doveroso allargare l'orizzonte del nostro target comunicativo. Grazie, davvero buon lavoro e godiamoci le grotte di Frassassi. Grazie a voi, l'invito è venirci a trovare, è chiaro ed evidente che noi cerchiamo di raggiungervi il più possibile, per cui ripeto, l'invito è di venire. Nelle nostre interviste di solito diamo del lei, qui ci sentiamo di dare del tu a un collega che è veramente encomiabile perché
per ore e ore ha condotto tutti gli incontri che sono stati realizzati nello stand della Regione Marche e dobbiamo dire davvero con una preparazione straordinaria. La domanda è: ma come fai a tenere così il terreno bravissimo? Io vi ringrazio, sono molto felice di poter parlare a Rossini TV perché è una delle realtà della nostra regione che meglio sa interpretare il ruolo della TV regionale. Quindi innanzitutto sono io che faccio i complimenti a voi, anche per essere qui, per valorizzare quella che è l'offerta turistica delle Marche. Per il resto è tanta passione, un po' come quella che ci metti tu, che ci mettono gli operatori, che ci mettete tutti voi dello staff di Rossini TV. Ed è molto bello parlare delle Marche perché poi in realtà di occasioni, di nutrienti e di specialità, di particolarità ce ne sono tante. Davvero complimenti, hai condotto perfettamente tutti gli incontri. Dovessi dire proprio, credo che anche tu fai parte di quel sistema di sinergie che fa vedere le Marche come una regione al plurale dove tutto funziona perché si va nella stessa direzione. Guarda, è una domanda bellissima, ma non per farti complimenti, perché è la verità. Negli anni si è spostata l'attenzione, ma soprattutto credo l'interesse di ogni comune di voler manifestare, produrre quanto di meglio il comune stesso sapeva fare, poi si è reso conto che in effetti facendo rete il nostro turista potrebbe essere attirato come destinazione turistica piuttosto che come comune. E ogni comune ha la sua caratteristica, che mettendo la sua unicità, che mettendo la rete e facendo sistema, rende una vacanza nelle Marche sicuramente attrattiva. Grazie davvero e quindi ti auguriamo ancora buon lavoro, visto che ancora avrai da fare. Ma reciproco anche a voi e divulgate Let's Marche. Ciao!